atleti, buongiorno. Ore 7:48 del mattino in questo momento. Oggi giornata importante perché correremo la mezza maratona di Bergamo, il vero grande test di questa preparazione, perché non la correremo come allenamento, ma la correremo come gara, per cui con l'obiettivo di portarci a casa il miglior tempo possibile. Sarà interessante perché non ho mai corso una mezza maratona, per cui è una distanza nuova, un effort nuovo e soprattutto il risultato che ci porteremo a casa oggi sarà un grosso segnale di come la preparazione effettivamente sta procedendo. Atleti, benvenuti nella prima vera gara di questa preparazione e vediamo come va. Atleti, direi che è il momento di vedere insieme come siamo arrivati a questa mezza maratona, quale sarebbe stato l'obiettivo da perseguire, da provare a raggiungere in questa gara e soprattutto come è andata a finire questa gara, perché si è trattato a tutti gli effetti dell'ultimo vero grande test prima della maratona di Zurigo, per cui il tempo che avremmo portato a casa da questa mezza maratona sarebbe necessariamente stato un grosso indicatore di quello che potremo aspettarci da Zurigo. E ve lo dico già, il risultato che siamo riusciti a portare a casa è un risultato molto interessante e soprattutto fa fare tante considerazioni molto interessanti relativamente alla maratona di Zurigo, ma ci arriviamo tra un attimo. Atleti, siamo arrivati a questa mezza senza nessuna preparazione specifica, nel senso che, l'ho detto, si è trattato a tutti gli effetti di un lungo della preparazione, semplicemente reso gara bici, chiamiamola come vogliamo. Nessuna preparazione specifica, nessuno scarico del volume nella settimana precedente la gara, nessun carico di carboidrati, niente che potesse far sì di arrivare alla linea di partenza nella miglior condizione possibile. Fattore 2, il tracciato della mezza maratona di Bergamo è un tracciato che necessariamente, essendo a Bergamo, prevede una serie di sali scendi. Anche il tracciato stesso non è stato un tracciato da personale, da gara veloce a tutti gli effetti, eccetera. A questo punto comunque erano quasi le 9:30, ci siamo cambiati, abbiamo preso Nicolò, atleta che stiamo accompagnando nel suo percorso dal punto di vista alimentare, di allenamento in palestra e di allenamento di corsa, un vero atleta ibrido a 360 gradi e davvero anche la sua mezza è stato qualcosa di impressionante, prima mezza della sua vita. Se siete interessati a essere seguiti da me, scrivetemi e vi racconto esattamente come gestiamo le persone che decidono di iniziare questo percorso. Stiamo portando risultati davvero molto interessanti, per cui se vi interessa scrivetemi su Instagram che ragioniamo insieme. Tra l'altro trovate il video della sua mezza nel canale, andate a recuperarlo perché è tanta roba. Abbiamo preso Nicolò, ci siamo scaldati, ci siamo cambiati, per cui stretching dinamico, un po' di corsa prima di partire, e a questo punto erano le 9:30, per cui era il momento di partire per questa ultima gara prima della maratona di Zurigo. Pronti via! A questo punto eravamo ufficialmente in gara e lo dico subito, purtroppo la prima parte della gara non è stata gestita bene. Quando si fa appunto una garetta, spesso e volentieri ci si lascia prendere dall'euforia, dalla voglia di fare ancora di più di quello che si potrebbe fare. La prima parte della gara, la prima metà della gara è andata molto più veloce di quello che avrei dovuto fare. I primi chilometri sono sempre bellissimi, sono sempre facilissimi, ti senti sempre sul tetto del mondo. La questione è che avevamo un obiettivo che ci eravamo dati con Simone e tutti i primi circa 10 km sono andati molto più veloci di quello che era l'obiettivo che ci saremmo dati. Ovviamente, come normale che sia, il conto si è presentato poco dopo. Il giorno prima della gara ovviamente mi sono sentito con Simone, proprio perché appunto era sì una gara non target, ma ovviamente abbiamo deciso come gestirla. Diciamo che l'obiettivo sarebbe dovuto essere quello di star sotto l'ora e 35 il più possibile a ridosso dell'ora e 30. Ora, queste considerazioni erano fatte in funzione di una mezza maratona più o meno piatta. In questo caso, trattandosi di una mezza con un po' di sali scendi, ovviamente l'obiettivo era l'ora e 35 a tutti gli effetti. Obiettivo che quindi si traduce nel provare a gestire tutti i chilometri intorno ai 4:20 al chilometro, 4:25 al chilometro per essere precisi. Tutti i primi 10 chilometri sono andati più veloci. 4:06, 4:15, 4:12, 4:07, 4:10, 4:16, 4:18, 4:22, 4:18. Per cui tutti i primi 10 chilometri sono andati più veloci di quello che avremmo dovuto fare. La seconda metà della gara è stata molto, molto, molto difficile da gestire. Ormai diciamo che sto imparando a conoscere anche queste gare. Questa era la prima mezza maratona che facevo. Quello che sto imparando è che ogni gara, ogni distanza in particolare, ha delle dinamiche a sé. Nella 10 km la parte più difficile arriva dal
6,5 dal 7° chilometro in poi, nella 21 dal 13° chilometro in poi, nelle maratone lo sappiamo c'è il cosiddetto muro dei 30 km, per cui dal 30 km in poi. È più o meno da questi momenti che se tu non hai gestito bene la prima parte della gara, la seconda diventa estremamente estremamente difficile. Allora, l'abbiamo detto, l'obiettivo di questa gara sarebbe stato quello di correrla tutta intorno ai 4,25. La seconda metà è stata molto difficile, i passi sono rallentati, il battito cardiaco è rimasto in realtà più o meno invariato, ma i passi sono rallentati, per cui da una media di 4,15, 4,18 nella prima parte siamo andati oltre i 4,20, nel senso che dall'11° chilometro i tempi sono stati 4,27, 4,22, 4,22, 4,21, 4,15, 4,22, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa si nota da questi dati? L'obiettivo era andare a 4,25. La prima metà è stata molto più veloce, la seconda metà è andata tutta comunque un po' più veloce del passo che con Simone avevamo pensato di seguire. Questo perché, atleti? Perché ovviamente in gara, ed è anche questa una cosa che sto realizzando tanto, fa tantissimo, fa davvero tantissimo l'aspetto mentale. Io diciamo che sto avendo la fortuna di capire quando posso ancora spingere, anche se la testa ti dice rallenta, stand up. C'è quel momento in cui necessariamente si arriva al bivio di ok, mollo perché magari non sto raggiungendo l'obiettivo che me l'ho dato e quindi rallento drasticamente, oppure stringo i denti e provo ad andare avanti. Per fortuna sono riuscito a far questo, per cui sì, la seconda metà davvero è stata molto molto brutta. Un passo alla volta. Però diciamo che abbiamo spinto ancora di più, per cui 17° chilometro 4,23, 18° 4,26, ma come sempre, appena ho iniziato ad annusare il traguardo, abbiamo rimesso il turbo, abbiamo rispinto per l'ultima parte, per cui 20° chilometro 4,19 e 21° chilometro 4,22, nonostante tanto dislivello positivo degli ultimi chilometri. Atleti, abbiamo chiuso questa mezza maratona in 1:31 e pochi secondi, e a questo punto diciamo che arriva il momento di una serie di considerazioni, nel senso che è stato ben oltre il tempo che avremmo ipotizzato, è stato ben oltre il tempo che avremmo ipotizzato in un percorso che comunque aveva diverse insidie, per cui diciamo che dopo essermi ripreso ho chiamato subito Simone per ragionare insieme su cosa ci dice questo risultato. Quando io ho iniziato questa serie per la preparazione a Zurigo, ho sparato il 3,15, scusatemi, come obiettivo. Un obiettivo che, lo dico subito, non vedevo molto difficile. Questa mezza maratona, ahimè, però è una cosa di cui sono davvero tanto tanto contento, ci fa ancora rivalutare l'obiettivo, perché una mezza maratona chiusa in questo modo può far sperare addirittura di più di quello che già per me era di più dell'obiettivo veritiero. Non voglio adesso sbilanciarmi, proprio perché l'obiettivo rimangono le 3:20, l'obiettivo dichiarato rimangono le 3:15, ma l'obiettivo vero rimangono le 3:20. Però questa mezza maratona è l'ennesima prova della bontà del percorso che stiamo facendo, della potenzialità dell'unire la palestra fatta in un certo modo, la corsa fatta in un certo modo, e vedremo, perché se tutto va come deve a Zurigo potremo fare cose davvero 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 molto molto interessanti. Atleti, ci aggiorniamo al prossimo video, come sempre un passo alla volta, e speriamo di portare avanti risultati di questo genere, perché sono davvero tanta tanta roba. Atleti, un passo alla volta, ci aggiorniamo al prossimo.